Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non ci facciamo mancare niente. In politica è nato Batman, noi abbiamo la nostra Catwoman. E adesso è un altro momento dedicato alle donne. Alle donne? Certo, alle nostre donne. Bene. Di casa, sì. Alle nostre misteriose. Sì. Adesso abbiamo una sfilata di costumi. Sì, perché devi sapere, sì. Devi sapere che c'è una dinamica azienda, un grande marchio che è entrato a far parte dei marchi nazionali per quanto riguarda un accessorio, insomma voglio un accessorio che non è un accessorio ma proprio uno status symbol delle donne, che è il costume da bagno. Perfetto. E noi quindi vogliamo anticipare la prossima linea di questo grande prestigioso marchio nazionale ed è la Win Luxury. E quindi ammiriamo la linea costume 2013. Vai!
Devo dire veramente un momento magico. Sarà stata questa Sono musica bellissima. Questi sarà stata la bellezza delle nostre miss, ma soprattutto sarà stata anche la bravura, la bellezza di questi costumi. Allora io subito vorrei invitare qui sul palco appunto colui che ha creato questa linea Win Look di Maurizio Esposito. Vieni qua Mauro, vieni. Ciao Maurizio. Ciao, come va? Bene, grazie. Allora, ciao cara, ciao, vieni qua. Allora Maurizio, allora avvicinando il microfono, insomma, quanto più possibile alla bocca. Allora, che cosa ha ispirato questa linea che farà sicuramente tendenza nell'estate 2013? Comunque questa linea è nata... diciamo è un ramo della nostra attività principale, che sarebbe quella là di organizzazione di eventi. Esatto. È una divisione, questa moda, che va avanti. Abbiamo portato avanti questo progetto. Per la verità, questa attività della moda noi la tramandiamo da padre in figlio, o meglio, per essere più precisi, da nonno a nipote. C'è stato un piccolo salto, ma l'abbiamo ripreso. Abbiamo fatto questa collezione, l'abbiamo presentata a Porto Cervo, anche a Firenze. Stiamo avendo dei grandi successi. Ma devo dire la verità, io... anche dietro le quinte ho visto, non li avevo visti prima ovviamente, li ho visti adesso e ti ho fatto i complimenti perché grazie. Sono proprio una delizia per gli occhi. Poi grazie anche alle ragazze che lo sanno. Però posso insomma, pensare che sicuramente benissimo, sulla spiaggia oppure sugli scogli, non so dove, in piscina, rimanendo comunque donne di classe, ma sicuramente attireranno l'attenzione di... non solo degli uomini, anche delle altre donne con questi costumi addosso, perché ho visto che c'è un'eleganza in questi capi. Sì, questo è vero. Ecco, noi nel creare questi modelli, queste fantasie, questi colori, a parte che ci siamo ispirati alle località turistiche più chic, insomma, infatti ci sta Porto Cervo come collezione, Ischia, Capri, Saint-Tropez e via dicendo, ma poi abbiamo cercato di creare questi capi per esaltare non tanto la bellezza, al di là della bellezza femminile, ma proprio la femminilità che c'è in ogni donna. E ci sei riuscito Maurizio, complimenti grazie. E quindi io invito ancora il pubblico che vuole passare inosservato. Invito ancora il pubblico a seguirci nelle prossime puntate perché vedremo ancora altre fantasie. Assolutamente, sarò qua, è un piacere davvero. Benissimo, grazie Maurizio. Grazie mille. Vogliamo, lei è una tua collaboratrice, sì, l'abbiamo presentata. Infatti, lei è Nadia Savarese. Sì. Io dico innanzitutto che sono davvero molto contenta di come le ragazze hanno indossato i nostri costumi, perché devo dire che sei stata tu comunque con lei che poi le ha messe un po' insomma a proprio agio. Sì. E credo soprattutto siano state in grado di trasmettere il nostro messaggio. Perfetto. Quindi sono molto molto soddisfatta. Hai fatto centro. Complimenti grazie. A voi, grazie. Grazie. Ok, grazie ragazze, preparatevi, già sapete per cosa. Complimenti anche a voi ragazze, la bellezza di Miss e dintorni, le più belle ragazze della Campania. Grazie.